Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in altro video di Undertale. E niente, non è tanto che lo faccio. Quindi mi ricordo abbastanza bene i comandi. Se non sbaglio, ci siamo trovati dopo che Vampiro ci ha dato gli spaghetti. Ah, l'Esser Dog, chi è? Ha lo scudo di Zelda, se guardate bene. Vabbè. Aspetta, ovviamente. Cos'è? Hai appena alzato la tua mano e l'Esser Dog si è esercitato. Cos'è che fa? Mi salta addosso. Non me lo aspettavo. No, torna indietro. Pietà. Dico, è vuoto. Oppure no? Infatti. C'era una leva sotto la neve. E ora è fermo. Sì, me lo ricordo ancora da tempo. Come vedete qua sotto c'è una mappa che ti dice che là c'è una cosa. Ok, andiamo avanti. I boia. Cos'è questo odore? Sì. Se sei un odore, identificati. Ah, mi stanno cercando. E ora? Ah, ecco questo strano odore. Mi fa venire voglia di eliminarlo. Eliminare te. Ho capito. Ah, mi sono rotolato nel fango, nella neve. Ah, profumi come un cos'è? Un cucciolo di cane. No, l'ho preso. Vabbè, ma che ca... Ok, ho capito, non capiscono. Com'è troppo sospettoso, scusa. Ora devo passare sotto. Devo passare sotto. Ecco qua. Ok. Mi rianusa e adesso. Ok. Adesso mi dice che profumo bene. Profumo. Profumare dopo essere stato nel fango, non credo che. Ok, ho carezzato quello là a sinistra. Adesso devo fare lo stesso con quella di là. Ok. Penso. Credo di non aver capito. Ah, posso risparmiare, ok. 40 di oro. I cani possono carezzare altri cani? Un nuovo mondo si è aperto per noi. Grazie, strano cucciolo. Sono riuscito a risparmiarli, che bello. Ah, devo portarli al cerchio, che è tipo Tris. Cosa? Come hai fatto ad allunare la mia trappola? E cosa più importante? C'è altro per me? Cosa dici? Cosa dice Papà Eros degli spaghetti? Li ho mangiati, diciamo che li ho mangiati. Davvero? Wow! A nessuno è mai piaciuta la mia cucina prima. Bene dunque. Non preoccuparti, umano. Io, Master Chef Papyrus. Ti farò tutta la pasta che vorrai. Niente. Era la fine. Fatto. Perché sono diventati verdi? Sembra un guazzino, non so perché. Mio fratello ha cominciato a collezionare calzini ultimamente. Che testa. Comunque mi sorprenderei di cosa facesse. Senza un tipo figo che prenda cura di lui. Sta parlando di se stesso. Con quei vestiti ambigui. Dimmi. Umano. Come te lo posso dire? Ci hai messo un po' per arrivare, dunque ho deciso di aiutare. C'è qua quadra che non cosa, aspettate. Ho deciso di mettere la neve che faccia la forma della mia faccia. Sfortunatamente la neve si è congelata per terra. Ora la soluzione è differente. E come sempre il mio fratello Tigro non è da nessuna parte.
Non so perché lo sto dicendo. Comunque non preoccuparti, umano. Io, il grande Papyrus, ti aiuterò questo puzzle. Così possiamo procedere entrambi. Comunque sentiti libero di sfinirlo da solo. Non ti intrancerò. Grazie per l'aiuto, davvero. Penso di aver capito. Cazzo! Non ho capito. Ecco. Di qua. No. Di là. Sì, mi sto facendo qualche pipa mentale. Aspettate un secondo, ma... Non va. Ecco, triangolo, perfetto. Da dove posso partire? Se partisci da qua? Ah, giusto, perfetto, da qua. Nessuna mossa falsa. Ok, fatto. Perfetto. Wow, l'hai risolto. E l'hai fatto senza il mio aiuto, incredibile. Sono impressionato. Dovresti fare puzzle come faccio io. Dunque, sono sicuro che amerai il prossimo puzzle. Potrebbe essere troppo facile addirittura per te. E niente, alla fine era per classe. Ma sto qua da dove cazzo sbuca? Un bel lavoro a risolverlo così facilmente. Non hai neanche avuto bisogno del mio aiuto. Che è una bella cosa. Perché mi piace risolvere assolutamente nulla. Ah, come me. Ecco perché io devo doppiare SMS. Ehi, è l'umano. Amerai questo puzzle. È fatto dalla grande dottoressa Alphys. Capirete perché, dottoressa. Vedi queste piastrelle. Non mi veniva il nome. Quando tirerò questa leva, cominceranno a cambiare colore. Ogni colore ha una funzione differente. Quelle rosse sono impassabili. Sì, impassabili. Cosa cazzo vuol dire impassabili? Quelle rosse sono impenetrabili. Vabbè. Non puoi camminare su quelle. Quelle gialle sono elettriche. Ti daranno elettricità. Quelle verdi sono di allarme. Se cammini su di loro, dovrai combattere un mostro. Quelle arancioni sono... ti faranno profumare deliziosamente. Quelle blu sono di acqua. Puoi nuotarci attraverso se vuoi, ma se profumi come un'arancia, i piranha ti mangeranno. Ti morderanno. Inoltre, se quella blu è accanto a una gialla, l'acqua ti elettrificherà. Quelle viola sono scivolose. Scivolerai sulla prossima. Comunque la saponetta. Comunque quella viola profuma come limone, che ai piranha non piace. Quelle blu e quelle viola sono ok. Finalmente quelle rosa non fanno nulla. Camminaci come vuoi. Capito? Avete capito? Ok, ho capito. Benissimo. Ora c'è l'ultima cosa. Questo puzzle è casuale. Quando premerò questa leva, farò un puzzle che non è stato mai visto. Neanch'io saprò la soluzione. Preparati. Allora, cosa verrà fuori? Ricordate come funzionano? Io quasi.
cazzo! Non so se ci è rimasto male o ci è rimasto bene. Ma un ponte. Attualmente quegli spaghetti di prima non erano proprio cattivi per mio fratello. Da quando ha cominciato a prendere lezioni di cucina si è applicato moltissimo. Sono convinto che se si impegna un giorno potrebbe fare qualcosa di commestibile. Qualcosa di commestibile. Questo qua è l'Esher Dog. Mi sembra. Questo cane sta fissando la neve e aspetta che si trovi in un arto. No, in arte, scusa. Sapendo che il cane non si tira mai la spugna provando a fare un perfetto pupazzo di cane. No, un pupazzo di cane di neve. Penso. E ti riempi di determinazione, benissimo. È questo che vuole. Quel cane si considera un artista, ma non sa neanche cosa creare. Non aiuta il fatto che il suo cervello è un pezzo di keyboard. No, porca puttana, cominciamo benissimo. Senti, rifacciamo da capo. Buttiamoci sotto. È un mucchio di neve con sopra la parola sense scritta col pennare. Ma cosa cazzo è? E questo è un pupazzo di papyrus. Tutto questo volta perfetto, questo qua fatto. Bravo. Sto cercando di pensare. Ok, ho capito. Ce l'avevo così fatta se non fosse stato per quello. Così. Sì, facciamo il giro. Fatto. Ponte. Un ponte di neve creato magicamente, che sembra Minecraft. Non puoi dire. E adesso, come abbiamo preso la neve in testa? Non ha ancora senso. Che c'è? Che sono questi occhi che mi guardano in modo strano? Ma che c'era senso la cosa? Gift rot. Ah, devo togliergli la roba sto qua. Hai tolto, eh? Va un po' meglio. Ok, devi togliergli tutto. Ma non si capisce niente. Togli. Ok, risparmia. Mi stai seguendo? No, tu mi stai seguendo. Questo qua che cos'è? Ah, è la porta delle rovine. Che servono sti cosi, scusate? Fanno un rumore strano. Pensavo fosse un interruttore. Fa niente. Torniamo indietro. Qua c'è ancora Sense che mi aspetta. Qua c'è un altro Sense che mi aspetta. C'è qualcosa di strano. Qui c'è una cuccia per cane, tanti cosi di cane. Poi c'è uno in mezzo. Ha una coda, una testa, un cane. Mi lasci passare. Sentite la canzone. Bacon. Devi chiamarlo. Prima devi chiamare, dopo devi carezzare. Aia, mi hai fatto male. Ora devi giocare. Uffa. Ok, fin qua l'avevo capita. Accarezza. Ok, credo che si sia messo a dormire.
E dopo si è eccitato. Adesso posso giocare con lui. Ah. Ok. Il grande cane prende tutta la neve dell'area e la porta a te. Ora è molto stanco e si riposa su di te. Cioè, non che ci schiaccia. Devo carezzarlo ancora? Appena lo accarezzi ti butta tutto il peso su di te. Ma abbiamo finito? Con il grande cane. Un altro. Di nuovo. La capacità di accarezzamento raggiunge il 100%. È finito? Oh, sto in... Io rido, ma le sto prendendo. Basta. Ah, era solo un cane, non era la moto. Era solo una motore. Perché vai in giro così, scusa? Oh, dimmi che è la fine. È la fine, giusto? Sì, no. Manco umano. Questa è la tua ultima e la più pericolosa sfida. Comunque, il ponte del terrore mortale. Quanta roba mi butta addosso? Quando dico la parola, si attiverà completamente. I cannoni sfaieranno le punte. Sì, avete capito. Ogni parte si frenerà violentemente. Credo. Solo la minima, ci sarà una minima chance di vittoria per te. Sei pronto? Perché io sto per dirla. Non la sa. Dunque, che c'è? Cosa? Sto per attivarlo. No, non lo sa. Non lo sa. Non sembra molto attivo. Beh, questa sfida sembra forse troppo facile per sconfiggere l'umano. Non possiamo usarla. Sono uno scheletro con degli standard. I miei padri sono molto giusti. E le mie trappole sono espertamente cucinate. Almeno credo che fosse quello. Ma questo momento è troppo diretto, non c'è classe. Fuori. Per fortuna. Più. Che stai guardando? Sotto un'altra vittoria decisiva per Papyrus. Quel punto di domanda. Ok, qua è finito. Non so cosa fare al mio fratello ora. Se fossi in te, forse capirei bene gli attacchi blu. Sì, quelli là. Oh, finalmente a Snowdin, che cavolo. Ah, ok. Come dire, questa città amichevole ti riempie di determinazione. Benissimo, malissimo. Ecco, questo è lo spazio. Vediamo un po'. Questa, perché è sempre utile la bicycle, come si chiama. Fa niente. Eh no, qua devo pagare. No. Questo qua cosa da dire? Quella donna laggiù. C'è qualcosa che mi disturba. Non è il mio piccolo cannella il più carino. Come si chiamano? I conigli sono adorabili. Ne ho uno in casa e non comprateli, cazzo. Sono delle bestie. Mi ha sentito, mi sembra. I ragazzacci tormentano un mostro locale decorandolo con delle decorazioni natalizie. E dunque abbiamo cominciato a dare dei regali a quel mostro per farlo sentire meglio. Ora è una tradizione mettere dei regali sotto un albero decorato. Sì, Natale.
Sempre. Ah, sei vergato anche te, giusto? Posso dirlo perché stai indossando una maglia a strisce. E questo qua mi sta sulle... Non lo dico. Non vi capirete più tardi. Questa città non ha un sindaco. Ma se c'è un problema, uno scheletro dirà a una donna pesce a proposito. Questa è politica. Funziona meglio della nostra, comunque. Tutti quelli che ho trovato. Allora, questo non so chi sia. Non importa dove sei. Stesso menù, stessa gente. Aiuto. Voglio nuovi drink e gente. Il cibo umano non è differente dal cibo per mostri. Fa una cosa che è chiamata spoil. Quando lo mangi passa attraverso tutto il tuo corpo. Disgustoso. Vorrei provare un giorno. Questo? La capitale sta diventando... Sentite, possiamo saltare sti qua? Prego. Che non ho voglia di leggere tutto. Poi neanche. Questo cos'è? Libreria? Neanche. Andiamo dritti. Questa... Ah, è una cassetta per lettere piena di lettere non lette. Questa cosa chiamata... Questa come si chiama? Questa cassetta per lettere chiamata... Sì, c'è scritto Papyrus. Qua dentro è vuota. Cazzo. Andiamo avanti. Qua ci dovrebbe essere la nebbia. La nebbia, no, una nebbia. Ce l'hai messa. Questa l'hai messa come? È quella della lampada. Ah, Papyrus. Umano, permettimi di dirti qualche sentimento complesso. Sentimenti come la gioia di trovare un altro amante della pasta, l'ammirazione per un altro risolvitore di puzzle, che ne so io, il desiderio di avere una persona figa, è intelligente e che pensa che tu sia figo. Questi sentimenti devono essere quelli che senti tu. Posso difficilmente immaginare come ci si può sentire così. Dopotutto io sono il grande, sono da molto grande, in senso figurato. Sì, anche fisico, guardate qua. Non posso, sì, non mi stupirei cosa sarebbe avere molti amici. Ho premuto per svolgere il pulsante. Mi fai pena, piccolo umano. Non preoccuparti, non sarai più solo. Io, il grande Papyrus, sarò il tuo... No. No, è tutto sbagliato. Non posso essere tuo amico. Tu sei umano, io devo catturarti. E dunque, posso soddisfare il mio infinito sogno. Qualcosa di simile. Potente, popolare, prestigioso. Questo è Papyrus, il nuovo membro della Guardia Reale. Ok, molto male. No, no, fight, scusate. Porca, ero preso dalla genocide. Dunque non vuoi combattere. Dunque, fammi vedere cosa può fare il mio attacco blu. Ah, davvero potente. Non riesco a osservare i movimenti. Sono tutto preso da... Porca troia. Sei blu adesso, questo è il mio attacco. Bastardino. Beholder, non mi ricordo. Ma stando scherziamo? Cos'è sta roba? Quanto alto puoi saltare? Più di quanto possa far tu. Oh, vinto in partenza, fuori! C'è qualcuno che mi ha perso contro di lui?
Io, la prima volta. Non sto scherzando, ho perso veramente. Non sono fiero di quello. Ah, non fammi fare il mio attacco speciale. Dai, vabbè, dai, anche troppo facile. Dopo che ho fatto la genocide tempo fa. Posso già sentire, posso già gustare la mia popolarità futura. Beh, io non ci conterei. Forse, voleva alle spalle. Papyrus, il capo della guardia aria, e non mi ha preso paura su quell'attacco. Papyrus. Che cazzo è? Unparalleled spaghettore. Che minchia è? Vabbè, cucinatore, che ne so. L'ineguagliabile cucinatore di spaghetti, qualcosa di simile. Lo penso. Undain sarà davvero fiera di me. Porca troia, preso in pieno. Vabbè, fa nulla. Vabbè, dai, se vedete quelli più avanti, capirete che è anche troppo facile. Il re? Il re farà una statua con il mio Eh sì, vabbè, ma più veloci falli, non riesco a reggerli così. Mio fratello, non cambierà molto. Mette così dai farli. Ma sta minchia. Non avrei mai voluto dirlo. Ma dobbiamo curarci. Vabbè, la bici contano due. Avrò molti ammiratori, ma... non credo cambi tanto per un solo umano. Forse sì. Uffa. No. Pietà. Quante persone mi vorranno sinceramente? Non lo so, decidete. È concentrato. Non so perché sono concentrato contro Papyrus, che non è neanche il boss più difficile. Qualcuno come te che è davvero rarissimo da trovare. Ah, finito. Sì, questo l'ho preso in pieno. Non penso che ti lasceranno andare. Questo qua è cla... Ah, sicco. Ci stiamo indebolendo. Dopo che sarà catturato e mandato... No, l'altro colpo no! Al prossimo colpo ti manda a cagare. Cioè, come dire. Ma vi rendete conto quanto faccio cagare? Ah. Unicycle, ecco, l'ho finita adesso. Sì, ho tantissimo. Ma che importa? Lascia perdere. Devo restare concentrato. No, non questo. Pietà. Lascia perdere. O affronta il mio attacco speciale. Capirete qual è l'attacco speciale. No, e non me l'aspettavo. Sì, molto presto userò il mio attacco speciale. Non riesco a saltare così in alto. Non ancora molto userò il mio attacco speciale. Ho capito che lo userai, ma lo vuoi usare sì o no? Dai, voglio l'attacco speciale. Hai dato ultima chance prima del mio attacco speciale. Guarda quanto lento lo fa. Ma io devo stare. Guarda che. Ma mettermi i denti è una roba più bastarda di tutte. Il mio attacco speciale. Quello. Ma che cavolo. Qual è il mio attacco speciale? Ehi. Tu stupido cane. Mi senti? Smettile di mordere quell'osso. Ehi, che stai facendo? Torna indietro col mio attacco speciale. Userò un semplice attacco speciale. Attacco normale è molto figo. Cosa mangio adesso? Nice cream, tanto lo trovo anche più avanti. Ecco un assolutamente attacco normale. Sì, ti butta contro tutto quello che ha.
Non me l'aspettavo. Anche il cane mi butta con... Ah. Perché c'è un osso su uno skateboard? Perché sto andando così su, scusate. Ho coperto la testa di Papyrus. Un osso gigante. Fine. Fine. E mi sto cercando di farmi prendere addirittura. Fine. Beh, è finito. Non puoi sconfiggermi. Posso dire che non ho capito. Io il grande Papyrus. Va bene, non ho capito. Io ti risparmierò, umano. Ora c'è la tua chance di accettare la mia pietà. Infatti, pietà. Ed è così che comincia una pacifist. Oppure una neutra, decidete. Gnoho cambia tutto ora. Gnoho. Bene. Non posso neanche immaginare come fermare uno come te. No. Non posso neanche fermare uno come te. Uno debole come te. Undyne sarà davvero aspettate, so cosa vuol dire disappointed. Sarà davvero delusa. Non mi unirò mai alla Guardia Reale. E la mia quantità di amici rimarrà stagnante. Che siamo amici. Davvero? Vuoi essere amico con me? Bene dunque. Penso che possa accettarlo da te. Wow. Ho un amico. E chi ha detto che dovevo farmi gli amici? Che per farmi gli amici dovevo dargli puzzle e poi combatterli. Vabbè, non l'ho capita questa. Ti garantisco il mio permesso di passare oltre. E ti darò la direzione per la superficie. Continua dritto finché non raggiungi la fine della caverna. E dunque, quando raggiungi la capitale, passa la barriera. È la barriera magica che ci intrampola qua sotto. Tutto può entrare da lì, ma niente può uscire. A parte qualcuno con una potente anima, come te. Ecco perché il re vuole prendere un umano. Vuole aprire la barriera con la forza delle anime. Così noi mostri possiamo ritornare nella superficie. Oh, mi ero già dimenticato di dirtelo. Per raggiungere l'uscita devi passare attraverso il castello del re. Il re di tutti i mostri. È un grande pushover. È un grande scherzone. Tutti amano quel tipo. Sono sicuro che dirai... Scusi, Mr. Dremor, posso andare a casa? E ti manderà alla barriera. Comunque, basta parlare. Basta sì. Andrò a casa essendo un buon amico. Sentiti libero di venire lì e uscire. Perché cammina così? Perché non ti in acqua? Perché? Devo tornare indietro? O no? Vabbè, finiamo qui l'episodio. Prima devo salvare, mi raccomando. Prima devo salvare. No, Papyrus, mi dispiace. Prima devo salvare. Prossimo episodio, possiamo uscire. Questi qua stanno qua da chissà quanto tempo. Questo qua sta qua da chissà quanto tempo. Basta così. Ok ragazzi, finiamo qui l'episodio. Vi è piaciuto combattere Papyrus? Sì, abbastanza. Non è così facile come dicono. Ok, fa niente. Ci vediamo al prossimo episodio. E ciao a tutti.